Ciao, io sono Jerofan Philips, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti porto con me a fare l'unboxing di un prodotto molto particolare. Iniziamo! Prima di iniziare con questo unboxing, vi volevo dire che questo è il primo video di una serie che porterò sul canale, dove costruirò, diciamo, una superbike partendo da zero, quindi da un telaio nudo e crudo. Andrò a installare tutti i componenti fino a farla diventare effettivamente una bici da strada di ultima generazione. Pertanto ne approfitto per dirti di iscriverti al canale per essere aggiornato su tutti i contenuti che usciranno prossimamente, di attivare la campanella e, se ti piace questo video, di mettere un mi piace e condividerlo. Ma iniziamo da questo pacco. Questo pacco contiene il primo componente che sono andato ad acquistare, sono delle ruote, ho deciso di acquistarle in carbonio, della marca Carbon Speed Cycle, acquistate sul noto sito AliExpress. Perché ho deciso di acquistare le ruote di questa? Fondamentalmente le ho già acquistate e mi sono trovato molto bene, sono state affidabili. Ci ho percorso con la mia vecchia bicicletta circa 9.000 km. Diciamo che è un prodotto, a mio parere, affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Iniziamo ora l'unboxing. Vediamo un po' cosa c'è dentro questo pacco. La spedizione, devo dirvi che è stata molto veloce, per cui credo che abbiano un magazzino in Europa e non si appoggino direttamente da magazzini in Cina, per cui in giro di 15 giorni arrivano in Italia. Fondamentalmente sono delle protezioni che vengono messe sopra ai cerchioni e vengono utilizzate solo nel caso in cui utilizzaste camere d'aria. Io in questo caso ho intenzione di buttargli sopra dei copertoncini Michelin Classic 100x28 e utilizzare delle camere d'aria, quindi non tubeless. Io ho scelto questa tipologia di finitura, che è una tipologia, diciamo, opaca. Io li trovo molto belli, sono rifiniti, non so se avete modo di vedere, in questo modo qua. Quindi il mozzo centrale è, se lo cercate, della Novatec. Raggi sono raggi, diciamo, assottigliati, quindi sono un po' difficili trovarli, costano un po' di più, però sono leggermente più aerodinamici. Il profilo, io ho scelto un profilo circa di 45 mm. Vi inserisco qua sotto il link dove le ho acquistate io. Ecco come si presentano. Quindi qua abbiamo un piccolo distanziale che non credo mi sia necessario. Vedremo. Comunque questo lo teniamo. Il mozzo è un bel mozzo, anche questo è un Novatec. Sembrano di buona fattura. Ora andiamo a vedere quanto pesano. Circa 945 grammi,
il peso effettivo. Siamo a circa 840 grammi. Abbastanza leggere, probabilmente in carbonio ci sono ruote che pesano anche di meno, però in ogni caso delle buone ruote. Nel mio caso ho deciso di utilizzare il fissaggio a 6 bulloncini. So che per le bici da corsa si utilizza molto il center lock, anzi, lascio a te la possibilità, se hai provato entrambi, di condividere la tua esperienza qua sotto in questo video. Io ho utilizzato questi un po' per inesperienza, un po' perché mi dava una garanzia un po' più di stabilità. Adesso non lo so perché non ho avuto la possibilità di provare il center lock. Vi farò sapere. Ok ragazzi, siamo tornati alla scrivania, questo video è concluso, spero ti sia piaciuto, a me non mi resta che dirti che ci vediamo al prossimo video, ciao!